Ma sarà sicuramente una corsa dura, e io questa settimana ho fatto di tutto per prepararla molto bene e adesso vediamo, per fortuna la pioggia si è fermata e speriamo bene, dai. È molto impegnativo il percorso, specialmente a causa della strada bagnata, e speriamo di avere anche un po' di fortuna ad entrare nelle fughe giuste. Spero una bella corsa, da quello che mi hanno detto una corsa molto interessante. Penso di essere in buona condizione per questa corsa, anche se non si addice molto alle mie caratteristiche, spero che vada il meglio possibile. Amici del ciclismo e amici di Pianeta Giovani, ben ritrovati! Con enorme piacere questa sera vi possiamo raccontare, supportati dalle belle immagini, una tra le più ambite gare del panorama nazionale, riservato alla categoria allievi, il trofeo Feralpi Memorial Carlo Pasini. Classica di inizio stagione per questa categoria che sa attirare formazioni da tutta Italia. 195 gli iscritti e ne sarebbero arrivati altri se solo il regolamento l'avesse permesso. Come voi tutti sapete, il tetto massimo arriva a quota 200 e quindi qualche formazione ha dovuto rimandare alla prossima stagione la propria partecipazione. Detto questo, mentre le immagini mostrano la bella ed efficace azione dei due apripista, Simone Cattaneo in maglia Cicloteam Nembro e Andrea Pievani, campione regionale in carica, che difende i colori della polisportiva Albano Sant'Alessandro, ancora qualche veloce informazione di tipo tecnico. I chilometri in programma sono 60 e 600, con ben 4 gran premi della montagna da scalare. Tiracollo e Barcuzzi, le asperità più temute, ma anche numerose le curve e numerosi ingannevoli falsi piani che hanno contribuito a rendere selettiva la gara. I 60 km percorsi in un tempo pari a 1 ora e 34 minuti hanno fatto calcolare una media pari a 38 km orari. Mentre la coppia di testa trova un buon accordo, da dietro il gruppo alla ricerca di uno sganciamento alterna momenti di calma e momenti di grande agonismo, favorendo di fatto i fuggitivi, che nel frattempo hanno guadagnato una buona manciata di secondi. D'altra parte, entrambi buoni passisti li ricordiamo proprio nella cronometro individuale disputatasi a Romanengo, occupare il primo e il secondo gradino del podio. Secondo posto per Simone Cattaneo, ma di quest'ultimo ricordiamo anche la vittoria del Gran Premio Comune di Lonato Cippino, in provincia di Varese. Mentre per il campione regionale in carica, Andrea Pievani, dopo la citata vittoria a cronometro di Romanengo, come non ricordare il bel successo nella gara in linea Orzinuovi-Sarezzo. Le vittorie di Seriate e di Sovere. Ma buone anche le prestazioni sia nella cronometro di Rodi Montichiari, dove ha dovuto, diciamo, accontentarsi di un quinto posto, ma ricordiamo anche il brillante terzo posto conquistato il 1 maggio sempre a Rodi Montichiari nel Memorial Lorenz Zio Bigio. Insomma, questo per dire che forse una coppia così diventa un problema riagguantarla anche per le migliori formazioni presenti in gara. Quindi si susseguono gli allunghi e gli sganciamenti nel tentativo di riprendere la testa della corsa. Tra i vari allunghi il plotone si riporta sotto alla coppia di testa e sul lungo rettilineo che porta la corsa in direzione Barcuzzi nelle prime posizioni troviamo con il dorsale 96 Giovanni Carboni in maglia Alma Juvenes Fano, per la fucsia postumia Oliviero Pavan, dorsale 134 maglia rostese per Davide Ostorero, per la società Sprint Vidor ed il Soligo Federico D'Agostini. Per la formazione locale, Aspiratori Otelli, Caseifici Zani, Simone Nigro. Andatura sostenuta e non tutti riescono a mantenere il giusto ritmo, mentre con insistenza continua a pigiare sui pedali in maglia rostese Davide Ostorero. Tengono bene la sua ruota in due, con il dorsale 42 Edoardo Affini, vincitore, lo ricordiamo, nel Gran Premio Sportivi di Rubanò in provincia di Padova, e altre volte già protagonista in questo breve scorcio di stagione. Mentre in maglia giallorossa della formazione di Mazzano troviamo uno tra i corridori più tenaci di casa nostra, Michele Sberna. In verità nel corso della stagione non ha ancora trovato la forma giusta, ma sempre pronto a lanciarsi coraggiosamente all'attacco e presto, ne siamo certi, coglierà qualche importante risultato. Situazione in testa quindi che cambia con gruppetto forte ora di 5 unità, che per dovere di cronaca andiamo velocemente a ricordare.
Cominciamo con i promotori di questa efficace quanto imprevedibile azione dalla lunga distanza. Sono in maglia di campione regionale Andrea Pievani, in compagnia di Simone Cattaneo. Si sono praticamente agganciati in questo momento i tre prima menzionati inseguitori, Affini, Sberna e Ostorero. Tratto di strada molto veloce che sta riportando la gara in direzione del secondo passaggio in zona Barcuzzi. Fondo stradale molto scorrevole, velocità sostenuta e soprattutto cambi regolari. Edoardo Affini, isolano, Michele Sberna, team Mazzano, Davide Ostorero, rostese. E via via tutti insieme a cercare di riguadagnare vantaggio sul resto della corsa che nel frattempo si è fatta sotto. Con la nostra sintesi ora diamo uno sguardo anche sulle retrovie, zona rotonda Il Leone. E mentre Radio Corsa informa che in leggera difficoltà nel gruppetto di testa Michele Sberna, un terzetto prima e una coppia poi tentano di recuperare sui battistrada. I primi inseguitori sono col dorsale 176 Lorenzo Calugi della Pozzanello, con il dorsale 70 Nicolas Dolo in maglia Team LC Cycling Dream Team, mentre in maglia Time Bike Alto Lazio troviamo Andrea Bardacchini. Ora la scalata per l'ultima volta della breve salita a tiracollo. Da dietro una coppia di inseguitori si sta rifacendo sotto, i distacchi minimi e fatica che per tutti comincia a farsi sentire. Il più deciso nell'inseguimento in maglia rostese è Franco Carlo, che con azione solitaria recupera il drappello dei primi inseguitori e si lancia alla ricerca di agguantare la testa della corsa. Deciso e convinto delle proprie forze, insiste Franco Carlo. La salita è il suo terreno preferito e recupera metro su metro lo svantaggio dalla testa della gara. È il momento decisivo. La corsa in direzione salita del Barcuzzi per poi scivolare velocemente fino al centro di Lonato, sede d'arrivo. Si aggancia ai primi Franco Carlo, ma anche dalle retrovie si riportano sotto. La situazione ora è la seguente. Mentre i primi inseguitori Lorenzo Calugi, Manuel Cavinati, Luca Bergamelli, Francesco Chesi, Nicolas Dolo, Andrea Baracchini, Lorenzo Rota e Giovanni Carboni si riportano sotto, davanti allunga con decisione Franco Carlo e guadagna qualche secondo di vantaggio. Con la stessa decisione si pone in prima fila a tentare l'inseguimento Giovanni Carboni. Ora la strada è scorrevole e si può cercare di fare velocità, ma le energie cominciano a scarseggiare. Spia rossa della riserva accesa anche per il generoso Andrea Pievani. Dorsale 133, la maglia è quella della rostese, perfettamente solo al comando. Tra lui e il traguardo ora pochissimi veloci chilometri e poi il lungo rettilineo d'arrivo, dove sa di trovare amici e tifosi ad attenderlo. Dietro continua l'inseguimento con Simone Cattaneo in prima fila, seguito da Edoardo Affini. Ma il compagno di squadra Davide Ostorero fa buona guardia in terza posizione. Ultimi metri, ormai siamo in zona arrivo. Forse si rilassa un po' troppo Franco Carlo e non si accorge che da dietro hanno guadagnato spazio e proprio sull'ultima curva, prima del rettilineo finale, si aggancia alla sua ruota il temibile Yuri Colonna. Trova ancora energie Franco Carlo e rilancia. Oggi per lui un giorno speciale, il Feralpi è suo. Sul podio, Yuri Colonna e Lorenzo Rota. La vittoria è tua, com'è andata? Andata bene, non me l'aspettavo perché sono riuscito a uscire dal gruppo, rientrare nei fuggitivi e staccarli ancora in salita. Senza parole. Hai voglia di raccontarci un po' com'è andata? Ma sì, allora, dall'inizio gara sono andato in fuga in due, da lì è stato un inizio di scatti contro scatti, poi è andato in fuga il mio compagno, ho detto rifaccio i buchi perché so che poteva vincere, poi ho aspettato un momento buono in salita, sono uscito dal gruppo, li ho ripresi e poi in salita ho detto io ce l'ho, gliel'ho detto lui, provo ad andare via, e io ce l'ho fatta, senza parole. Una gara durissima merita una bella dedica. Eh beh, sicuramente in primis la dedico al mio compagno perché grazie a lui che in queste domeniche sto continuando a fare risultati. Poi sicuramente al mio allenatore, tutta la famiglia, tutti quelli che mi stanno vicino e mi supportano. Tutte le gare, via. Sì, è stato
un bellissimo secondo posto. All'ultimo giro avevo detto con i miei compagni di squadra di stare un po' coperti, poi ho deciso di scattare nella salita per rientrare davanti e ce l'ho fatta, e poi l'ultimo chilometro ho provato a allungare per recuperare il primo fuggitivo, però non ce l'ho fatta, però è stato molto bravo. Ma è andata bene, dai, un terzo posto mi soddisfa abbastanza, speravo una vittoria oggi. Domenica scorsa ho fatto secondo in una gara abbastanza impegnativa a Sovere, però la vittoria è tarda ad arrivare, ho già fatto tre secondi posti, vediamo. Speriamo che adesso nelle corse importanti e dure, che si adeguino alle mie caratteristiche, arrivi questa vittoria. La classifica di questo 33esimo trofeo Feralpi, 28esimo Memorial Carlo Pasini, gara ciclistica della categoria allievi. In decima posizione Michele Sberna della Patamazzano, nono Francesco Chesi, romagnano, ottavo posto per Simone Cattaneo, ciclo team Nembro, settima posizione per Giovanni Carboni dell'Alma Juventus Fano, sesto Davide Ostorero, rostese. In quinta posizione troviamo Andrea Pievani della Polisportiva Albano Sant'Alessandro, quarto posto firmato da Edoardo Affini dell'Isolano, in terza posizione abbiamo Lorenzo Rota della Paladina, secondo di Colonna della Pozzarello e vincitore sul primo gradino del podio Carlo Livio Franco della Rostese.